che sarebbe stato un trionfo era certo. Fan assiepati in attesa di vederli sul palco che nell'attesa inneggiavano le loro canzoni. Forze dell'ordine presenti in gran numero, uno staff numerosissimo impegnato a far filare tutto liscio senza dimenticare nessuno, un palco allestito in grande stile, più di 40 elementi disposti come nei più grandi show del compianto Frank Sinatra e poi l'arrivo di loro tre. Allegri, sorridenti e divertiti si preparano nei camerini cantando e scherzando. Gianluca Ginoble è il più emozionato di tutti perché per la prima volta da quando è una star internazionale riesce ad esibirsi nella sua Roseto e questo è il suo saluto al pubblico. Con questi compagni di viaggio, colleghi, amici, abbiamo, come sapete, abbiamo girato il mondo, cantato veramente con personaggi molto molto importanti, però finalmente Sting d'onta la casa. A seguirli oggi e ad aver visto le loro potenzialità da subito c'è un uomo di altrettanta fama internazionale. Michele Torpedine, manager del Volo e precedentemente scopritore di star del calibro di Andrea Bocelli, Giorgia, che descrive così i suoi tre talenti. All'estero hanno fatto successo i tenori italiani, il bel canto, l'opera, le grandi voci. E il risultato di questo è proprio perché, come è successo con Bocelli in passato, con Mario Lanza, con altri, Caruso, Pavarotti, era quasi scontato che succedesse prima all'estero che in Italia. Nell'anno dell'uscita del loro primo libro, Una grande avventura, tutto sembra ripercorrere il loro vissuto, anche la scenografia sul palco, che racconta le loro storie più intime, più vere, più lontane, un regalo al pubblico per conoscerli ancora meglio. Quando diventi un personaggio noto, tanta gente scrive cose non vere. E dopo, quando hai l'occasione di pubblicare un libro tuo, finalmente hai l'occasione per entrare a casa delle persone e raccontare la verità. Quando uno dice la verità non è mai difficile parlare, no? Perché è sicuro di quello che è successo e è sicuro che non ha fatto niente di sbagliato, ecco. Qui davvero posso davvero vedere chi mi vuole veramente bene, chi è qui per applaudirmi ed applaudire Ignazio e Piero, e quindi sono davvero felice. Il concerto è un tripudio di applausi. Cantano, incantano, scherzano, fanno sognare. Ciao a tutti, siamo il Volo. Vi mandiamo un grande abbraccio dalla vostra. Esatto, a tutti i nostri amici di TV6. Siamo il Volo, con affetto da Roseto degli Abruzzi. Ciao. Ciao. Ciao.